torre in pietra il castello per eventi e cerimonie in un'atmosfera fatata a Pietra dei Fusi, Avellino, 0825 19 31 778. Scandalo Baby Squillo, il titolare del circolo di Via Basso si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo indagato per indizione e sfruttamento della prostituzione non ha risposto alle domande del GIP per l'interrogatorio di garanzia. Una scelta, ha spiegato il legale del settantenne, l'avvocato Ennio Napolillo, dettata dal fatto che non si ha contezza degli atti che lo stesso legale avrà a disposizione solo nelle prossime ore. Napolillo ha inoltre confermato che quanto prima presenterà ricorso al Tribunale del Riesame di Napoli. Nel capoluogo partenopeo domani è atteso l'interrogatorio degli altri due indagati che avrebbero intrattenuto rapporti a pagamento con le ragazzine. Anche questi due, entrambi ai domiciliari, potrebbero avvalersi la facoltà di non rispondere in attesa del ricorso. Con il passare dei giorni non si spegne l'eco della vicenda che ha destato scalpore e sconcerto in tutta la città. Una pagina di cronaca orribile per Avellino, che mai prima di lunedì aveva fatto i conti con una realtà del genere. Il circolo finito sotto sequestro da sempre è frequentato da ragazzini e giovani avellinesi e nessuno poteva mai immaginare le cose che, secondo l'accusa, si sarebbero verificate.